È diventata ormai una tradizione per gli studenti riunirsi in assemblea il 17 novembre, una data non scelta a caso ma piena di significato. Il 17 novembre 1939 studenti cecoslovacchi furono vittime di un eccidio nazista e il 17 novembre 1973 il Politecnico di Atene venne sgombrato dai carri armati dei colonnelli. Un momento celebrativo che con gli anni è diventato un'occasione di lotta o di rivendicazione dei propri diritti di studenti. È un'occasione chiaramente per parlare di legge al diritto allo studio che ancora anche la nostra regione e che andiamo a chiedere ai nostri candidati alla presidenza. Ci siamo riuniti qui per poterne parlare, per poter anche fare emendamenti sulla legge che avevamo già proposto 2 anni fa in consiglio proprio davanti il consiglio regionale che era stata discussa proprio è stata messa da parte e parliamo anche della nostra legge, la legge Aprea che stanno discutendo in Parlamento e che privatizza la scuola. Quindi ci siamo qui per parlare di scuola pubblica, per parlare di scuola pubblica e anche gratuita perché è un nostro diritto sancito alla Costituzione. Voi pensate che l'istruzione possa diventare una lotta tra ricchi e poveri? Sì, possa diventare una lotta tra ricchi e poveri, anzi soltanto una scuola per ricchi, perché nel momento in cui viene privatizzata la scuola più aumentano le tasse, più aumentano i costi dei libri, più meno persone potranno andare a scuola. Diritto allo studio e necessità che la scuola resti pubblica, questi desideri espressi dai ragazzi, ma anche di essere ascoltati sui problemi più concreti, quotidiani, come l'esigenza di ottenere uno spazio pubblico di aggregazione e per ottenerlo gli studenti hanno formato un comitato e raccolto firme da portare poi al sindaco. Vogliono essere ascoltati gli studenti perché non sono ascoltati dai politicanti e soprattutto non vogliono pagare perché i ragazzi si trovano al freddo, al gelo, a aspettare gli autobus, a pagare tantissimi soldi per poi a volte non riescono neanche a prenderlo l'autobus perché ne passano pochissimi, quindi chiedono di poter essere ascoltati e di poter andare tranquillamente a scuola, di poter stare tranquillamente a scuola tra i banchi al caldo e senza doversi ammalare tutte le volte.